Ciao ragazzi, questo è Giampaolo Lorusso che parla per la nuova edizione del PPC World News in italiano, la numero 81. Allora, vediamo subito di che cosa ci occupiamo in questo giro. Allora, la notizia dell'ultime 2 settimane è sicuramente la riduzione della visibilità dei termini di ricerca in Google. La gran parte dei professionisti pay per click è infuriata per questa novità, e io stesso sono abbastanza negativo su questa scelta che ha fatto Google. Non mi sembra una buona mossa da un punto di vista generale. E qui, in questo post, Frederick Wallace, oltre a fare un piccolo excursus di che cosa è successo e di che cosa pensano molti professionisti, ha spiegato uno script, ha creato uno script che ti dà in tempo reale la variazione di volume della parte dei tuoi dei termini che attivano campagne che in realtà non si vedono nel report dei termini di ricerca. Come vedete, da quando è stata attivata questa novità dall'inizio settembre è decisamente cresciuta. Quindi qui c'è lo script, se volete avere un'idea di quanta parte del vostro budget non sapete per che cosa viene mostrata, qui troverete lo script. Notizia direttamente da Google. Come avevo intuito io già qualche tempo fa, nell'ultimo post, infatti, che ho fatto, nell'ultimo aggiornamento, dicevo che l'integrazione tra le audience, tra i segmenti di pubblico in market e quelli di affinità, quindi intenti di acquisto e affinità, avrebbero portato a cambiamenti, avevano già portato a qualche cambiamento nella impostazione delle audience personalizzate. Ecco, qui c'è la spiegazione adesso in dettaglio di come funzionano queste nuove, in dettaglio per quanto sia dettagliata una spiegazione di Google. C'è appunto una spiegazione di come funzionano. Attenzione, perché ho notato una discrepanza tra quello che vedo io, che ho potuto testare io, e quello che è uscito sui portali internazionali, Search Engine Landing in particolare, dove si dice che questi criteri di targeting, questi nuovi criteri per fare queste audience personalizzate, agiscono come una sorta di filtri paralleli, non incrociati. Quindi, se io vado a scegliere delle parole chiave su cui voglio puntare l'attenzione, quindi delle ricerche che gli utenti dovrebbero aver fatto in Google nel mese precedente, e poi aggiungo dei siti oppure aggiungo dei tipi di categorie, delle categorie di location che hanno visitato in precedenza. Ecco, in questi portali si dice che questi filtri funzionano in parallelo, quindi ampliano ulteriormente il numero potenziale di persone che potranno vedere questi annunci. Invece, da quello che ho potuto vedere io in alcuni esperimenti che ho fatto, non è così. È un layering, cioè questi criteri di targeting messi insieme contribuiscono a ridurre il numero di potenziali impression settimanali e quindi a centrare meglio il proprio target di utenza. Altra notizia interessante di Susan Vinograd, che ha riportato una notizia di Facebook. Facebook dall'anno prossimo impedirà alle pagine di avere oltre 250
annunci che girano in contemporanea se non ha speso, se questa pagina non ha speso più di 100.000 dollari in uno dei 12 mesi precedenti. Diciamo un numero piuttosto grande, insomma, chiaro che se hai 250 campagne hai anche un budget che le giustifichi, credo che qui sia semplicemente un'ottimizzazione di risorse, non mi strapperei le vesti per questi limiti. Chiaro che se si usano invece degli strumenti di ottimizzazione che ti fanno tante campagne automaticamente, questo potrebbe essere naturalmente un problema. Altro post interessante, sempre sulla riduzione della visibilità dei termini di ricerca, qui Clicks Marketing, Bethany Bay, ha calcolato quanto in effetti sta pesando in media, siamo su una serie di loro clienti, e l'impatto non è poco, insomma, perché parla di una perdita di visibilità abbastanza importante, insomma, si parla, insomma, di un incremento molto, molto evidente, insomma. Quindi si è persa molta visibilità rispetto alla spesa. Altro post sempre su questo tema della perdita di visibilità, ma con un taglio diverso. Qui su WordStream c'è questo post, tenta di dare delle strategie per bypassare il taglio. Quindi dice, per esempio, di usare strategie di bidding automatiche, dice di guardare su Microsoft per tentare di capire quali potrebbero essere le negative da mettere automaticamente, anche senza vederle nel report di esclusione. Alcuni spunti sono interessanti in questo articolo, quindi vi suggerisco di andarlo a rivedere. Google sta creando nuove categorie di conversioni per rendere un po' più aderente alla realtà la classificazione delle conversioni, e a partire dal 15 ottobre automaticamente tenterà di suddividere le conversioni che abbiamo impostato noi nei nostri account in una di queste categorie. Non è niente di tragico, diciamo, come evoluzione, però dacci un occhio per vedere che non stia sbagliando completamente a ipotizzare un abbinamento tra categoria e tipo di conversione. Altra notizia interessante è che Microsoft ha lanciato il remarketing dinamico, quindi quello che fa sostanzialmente vedere il prodotto che l'utente ha appena visto nel banner di remarketing. Poi ha anche lanciato il targeting collegato al profilo LinkedIn, questo molto molto interessante, e le audience in market. Non ho capito bene se queste audience in market sono solo per la search o anche per la display, ma comunque lo vedremo a breve, insomma. E la cosa interessante, non ci sono ancora tutte queste cose per l'Italia, ma la cosa interessante è che tra i vari paesi per cui sono stati attivati ci sono anche la Francia e la Germania, che di solito sono lo step precedente all'attivazione di quelli italiani. Quindi tra un poco, non so dirvi quando, probabilmente, diciamo, il prossimo step siamo proprio noi, insieme ad altri mercati secondari europei. Bene, questo è quanto per questa edizione e mi raccomando che il ROI sia conforme. Ciao!